Ciao ragazzi da Vittorio, oggi voglio parlare di Francesco Acerbi perché nella diretta di ieri dicevo a me andrebbe bene avere una coppia centrale Romagnoli sperando che arrivi Francesco Acerbi. Dicevo che la cosa importante è provare a ricucire il rapporto che si è deteriorato sia con i tifosi sia con la dirigenza, sembra, e questo è un problema gravissimo. Perché sembra che Acerbi abbia avuto screzi anche con l'allenatore Maurizio Sarri, che Maurizio Sarri, uno dei motivi per cui ha chiesto Casale e Romagnoli è perché vuole sostanzialmente liberarsi di Francesco Acerbi. Del resto Acerbi, l'abbiamo detto, chi mi segue da tempo lo sa, lo scorso anno Acerbi è andato molto male. Non solo nella prima parte della stagione, dove un po' tutto il reparto arretrato è andato male. Se vi ricordate, quando Acerbi si fece male, ci fu un mese in cui il giocatore non giocò, dove la difesa da Lazio fece molto bene, coincidenze, quello che vi pare, però in quel mese in cui Acerbi restò fuori per infortunio, la difesa da Lazio sembrò più compatta, sembrò muoversi meglio. Poi quando è tornato Acerbi ci sono stati dei problemi, è anche vero che se ad essere obiettivi Acerbi ha chiuso abbastanza bene la stagione, segnale di ripresa rispetto all'inizio della stagione. Qualcuno potrebbe anche dire ha fatto talmente male all'inizio dell'anno che è facile fare meglio e obiettivamente avete ragione anche voi. Però io speravo che la Lazio potesse ricucire il rapporto perché Acerbi è un giocatore con lo stipendio importante in casa Lazio, ha 34 anni e ha un contratto ancora lungo e soprattutto non ha mercato. Perché all'inizio a maggio sembrava possibile uno scambio Rugani-Acerbi, la cosa non si è mai materializzata. Poi si diceva che Inzaghi rivolesse Acerbi perché con lui ha un ottimo rapporto, in realtà l'Inter non si è mai mosso. Poi abbiamo sentito che Acerbi in vacanza ha parlato con Pioli e quindi nei giorni successivi si diceva che il Milan volesse Acerbi. Addirittura qualcuno, il solito grande esperto di calciomercato, ha detto che era fatta. Acerbi al Milan, fatta, operazione chiusa in 48 ore e vediamo che Acerbi sta ancora qua. Il problema è che piazzare Acerbi non sarà facile. È anche vero che se Maurizio Sarri l'ha bocciato e fra i due non c'è feeling, continuare insieme è complicato, è difficile. C'è il pericolo serio che Acerbi resti alla Lazio da separato in casa, che Acerbi venga pagato dalla Lazio, perché ovviamente lo devi pagare, ma senza scendere in campo. Adesso non so se finirà fuori rosa, potrebbe essere un'opzione, o semplicemente starà in panchina, però sarebbe un problema grave, sarebbe un problema grave. Per questo la Lazio deve cercare di trovare una soluzione a questo problema. Adesso dobbiamo anche vedere se Acerbi si presenterà al ritiro, perché qualcuno sostiene che Acerbi, arrabbiato della situazione, non si presenterà in ritiro. È anche vero che per una volta la responsabilità della Lazio obiettivamente è minima. Sapete che io non sono un prolotitiano, però in questa vicenda Acerbi l'unica colpa che possiamo dare alla Lazio è quella di avergli prolungato il contratto e avergli fatto un contratto molto lungo per un giocatore in là con gli anni. Però è anche vero che 2 o 3 anni fa Acerbi era il miglior difensore della Lazio e anzi, direi che stava facendo delle stagioni molto buone. Il calo di Acerbi, secondo me, è arrivato negli ultimi 2 anni, l'ultimo di Simone Inzaghi e questo di Maurizio Sarri. Prima Acerbi era una sicurezza, passatemi il termine. Per cui non possiamo dire che in questo caso è la colpa di Tare o la colpa di Lotito. È anche vero che un conto è piazzare, che vi posso dire, il Tuco Correa, che è un titolare abbastanza giovane, che ha fatto tanto, eccetera. Un conto è piazzare Acerbi, che ha uno stipendio importante, che ha 34 anni, che in più ha delle pretese, perché Acerbi ha rifiutato il Monza, l'unico che concretamente si è fatto avanti perché vuole una big. E quindi trovare una soluzione per Acerbi è molto complicato. E conoscendo la scarsa abilità della Lazio di piazzare gli esuberi, io sono molto preoccupato. Oggi arriva, se volete, una buona notizia, perché la stampa, giornale di Torino, dice che la Juventus per il dopo De Ligt sta pensando a Francesco Acerbi. Il giocatore potrebbe finire nel mirino della Juventus che deve rimpiazzare Chiellini, probabilmente perderà De Ligt, potrebbe prendere Acerbi e un altro difensore. Si parlava di Koulibaly, giocatore fortissimo, ma sembra che la trattativa sia un po' in difficoltà. La Juventus potrebbe decidere di andare a prendere un difensore forte e Francesco Acerbi. Ovviamente per noi sarebbe una soluzione fantastica, ma ancora una volta io ripeto, finché non vedo che succede ci credo pochissimo. Anche se bisogna essere onesti, la stampa sulla Juventus di solito ci azzecca. È una formula
fonte attendibile per il calciomercato da Juventus. Per cui se la stampa dice che Acerbi è in orbita a Juventus, incrociamo le dita perché potrebbe essere una soluzione buona per tutti, buona per la Lazio perché si libera di un giocatore che altrimenti rischierebbe di finire fuori rosa, buona per Acerbi perché comunque va una squadra che lotterà per lo scudetto verosimilmente e continua a giocare ad alto livello, buona per Sarri che si toglie un giocatore che lui non voleva e magari ha spazio per prendere un altro difensore centrale. Insomma, incrociamo le dita perché Acerbi alla Juventus potrebbe essere la soluzione. È una soluzione al momento solo un sondaggio. È complicata, ragazzi, perché al momento questa è l'unica notizia su Acerbi che registriamo nell'ultima settimana. Mercato molto fermo per quanto riguarda Francesco Acerbi, e del resto ci sanno tante motivazioni. Voi che ne dite di Acerbi? Scrivete i commenti qua sotto e mi raccomando, se vi piace il video, mettete mi piace.